Oggi ho deciso di farvi un grande regalo. Beh, dato il vostro enorme interesse per la serie Pokémon Pack Opening Vintage, ho deciso di mettere nuovamente in contest un deck vintage del lontano 2010. Sto parlando del deck Schianto Rigoglioso della serie Heart Gold and Soul Silver. Beh, le regole per partecipare sono molto semplici. Commentate questo video una sola volta con scritto partecipo. E come seconda regola è molto importante iscriversi al canale. Tra 2 settimane ci sarà l'estrazione, completamente a caso dai commenti di questo video. E il vincitore si potrà portare a casa questo fantastico deck. Lo contatterò personalmente e glielo spedirò. Ovviamente però deve aver rispettato tutte le regole. Beh, che dire, in bocca al lupo a tutti. Arriviamo a 6.000 pollicine in su e in un prossimo episodio apriremo 3 pacchetti della serie X, la leggenda di Mew. Eh sì, dopo X Deoxys e Aquapolis stanno tornando le bombe. Ciao a tutti allenatori, io sono Frederick e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Pack Opening Vintage. Oggi per voi, a grandissima richiesta, aprirò 2 bustine della serie Pokémon HS Forze Scatenate del lontano 2010. Dico a grande richiesta perché non mi aspettavo tutto questo grande interesse per quanto riguarda le serie HS. Abbiamo già visto il predecessore di questo set, che per l'appunto è Golden Soul Silver. Sta succedendo un po' come Pokémon Platino. Il set vi è piaciuto talmente tanto che mi avete costretto a comprare Pokémon Platino Arceus, che vi ho portato scorsa settimana. Se vi siete persi il video, ve lo lascio nelle schede. Vabbè, detto questo, possiamo iniziare. In realtà non c'è molto da dire su questo set. A me personalmente piace tantissimo, perché adoro le carte leggenda. L'espansione Forze Scatenate è la seconda dei set Heart Gold and Soul Silver, e questa principalmente si concentra sui 3 cani leggendari, Entei, Raikou e Suicun, mentre Heart Gold and Soul Silver si concentrava su Ho-Oh e Lugia. Man mano che andremo avanti con i set Heart Gold and Soul Silver scopriremo anche Groudon, Kyogre e tanti altri, come Cresselia e Darkrai o Rayquaza Deoxys, per dirvi. Quindi prima o poi ve li devo portare. Questi sono i 3 artwork. Abbiamo quello di Suicune. Questo pacchetto mi piace tantissimo ed è quello che vorrei salvare sinceramente, perché ricordo uno lo vado sempre a salvare. Anche questo però è molto bello, ragazzi. E poi abbiamo Crobat. Perché il pacchetto di Crobat? Perché ricordo che all'interno di questi set Heart Gold and Soul Silver ci sono le carte Prime o Super. Io le ho sempre chiamate Prime. La cosa assurda di questa espansione è che non ha nessun corrispettivo giapponese, perché fu un'espansione prodotta unicamente per il resto del mondo. Uscì solo in Nord America e in Italia il 12 maggio 2010. Anche in questa espansione, come in Heart Gold e Soul Silver, è presente una carta rara segreta, litografia d'Alpha, che purtroppo non ho, ma potremmo trovare oggi. Poi ci sono i Pokémon leggenda, che per la primissima volta appaiono con il doppio tipo, e poi ovviamente nuovi Pokémon Prime. Troviamo tantissime rare, che come sempre si diversificano in Holo e Reverse. Non è che mi piacciono tantissimo rispetto alla precedente espansione. Come sempre vi faccio 2 esempi al volo. Qui abbiamo il Manaphy, molto molto interessante come carta, e poi abbiamo questo Jereshi con un Poké Power veramente molto molto interessante, e anche l'artwork con queste energie, ragazzi, ci azzecca tantissimo con il suo Poké Power. Praticamente ogni volta che lancia una moneta ed esce testa, possiamo cercare nella nostra pila degli scarti fino a 3 carte energia psico e assegnarle a Jereshi. Questo set purtroppo non ce l'ho completo, mi manca soltanto litografia d'Alpha, nemmeno di così tanto valore, costerà sui 15 euro, però ragazzi non riesco proprio a trovarla in condizioni perfette e in italiano. Vediamo qualche carta Prime. Abbiamo visto il Tyranitar, abbiamo visto lo Steelix, Lanturn, Crobat che troviamo anche sul pacchetto, Kindra e infine Ursaring. Ora, queste carte avete visto che non sono tutte in perfette condizioni, semplicemente perché queste non vengono dalla mia collezione, ma vengono dalle carte scambiabili, perché quelle in collezione ovviamente tendo sempre a lasciarle dentro le foderine. Perché di questa espansione, ragazzi, ho veramente troppe carte. Di Crobat ne ho 10, di Kindra ne ho 10, di Ursaring ne ho una 15, quindi ho un sacco di doppioni. E queste sono le carte Prime. E poi abbiamo un incredibile ritorno delle carte leggenda. Qui abbiamo quella con Suicune ed Entei di tipo fuoco ed acqua. Guardate che bellezza queste carte, mamma mia, spettacolari raga,
Io adoro le carte leggenda e spero che tornino prima o poi. Magari proprio con la prossima modalità di gioco che introdurrà il Gigamax. Si parla del 2020. Immaginatevi due carte che unite formano un Gigamax gigantesco. Cioè, raga, qualcosa di spettacolare. E qui ne abbiamo altre due. Entei Reikou Leggenda, Fuoco ed Elettro. Questa è la mia preferita. Guardate che spettacolo, raga. Mamma mia. E infine Suicune e Raikou. E anche questa è molto bella, se non fosse che Suicune è una faccia abbastanza strana. Però, raga, un'infinità di bellezza. Mamma mia, adoro le carte leggenda. Fortunatamente ce le ho tutte. Però non mi dispiacerebbe trovarla, perché ricordo che nel precedente episodio abbiamo trovato la fuoriserie, la livello X e la holo in due pacchetti. Quindi raga, sono super fortunato, incrocio le dita. Detto questo, andiamo a vedere il retro del pacchetto. I Pokémon leggenda sono stati liberati. I Pokémon super sono usciti allo scoperto. Per super intendono i Prime. Entei, Raikou e Suicune hanno poteri incredibili. Combina i loro poteri con le carte leggenda e non ci sarà limite alla propria forza. Mamma mia. Quindi quale apriamo lo decide il bilancino. Vai, pacchetto di Crobat dal peso di 18,74. Bene. Entei dal peso di 18,64, 10 centigrammi in meno. E Suicune dal peso di 18,72. Ragazzi, credo che allora terrò quello di Entei, che pesa di meno. Molto bene, perché comunque mi piace. Anche se effettivamente ci sono solo 2 centigrammi di differenza, quindi non è quello che fa la differenza su una holo o una leggenda. Quindi vedo qual è messo meglio. Quindi iniziamo ad aprire quello di Suicune. L'apriamo ovviamente sempre da sotto, facendo molta attenzione. Io spero tantissimo, ma veramente tanto, di trovare una carta leggenda. Guardate, ragazzi, come si apre. Mamma mia, bellissimo. Il trick non me lo ricordo. Fra un po' questi pacchetti compieranno 10 anni. E voilà! Preciso, preciso. Allora, vediamo. Il trick non lo so, quindi evitiamo. Dai, magari troviamo litografia d'alfa. Magari, raga, sarebbe spettacolare. Beldum. Tropius. Widdle. Tra l'altro queste carte le aggiungerò in collezione. Le vado a sostituire a quelle che ho già. Buizel. Arbitro e un Xatu. Xatu olografico. Beh, comunque la holo l'abbiamo beccata, ragazzi, eh. Azzarola, la holo l'abbiamo presa. Comunque non è affatto male questo Xatu. Vabbè, già lo avevo, ma non in condizioni perfette, quindi buono. Abbiamo un Plazol con questo artwork molto particolare. Metang, che abbiamo trovato appunto il Beldum. E Cherim. Ok, primo pacchetto andato, direi che una holo niente male, che vado ovviamente a slivare. Eccola qua, pronta per entrare in collezione. Ricordo che queste holo non hanno un grande valore. Si parla sempre di un prezzo che si aggira dai 3 ai 4 euro. È già dire tanto, giusto se sono mint. Mentre per quanto riguarda le leggenda, se sono mint arrivano a valere anche 20 euro a pezzo. E apriamo questo di Crobat, che teoricamente pesava ben 10 centigrammi in più. Quindi possibilmente qua ci potrebbe essere la leggenda. E ragazzi, una leggenda beccata così... Pesa sul curriculum, eh. Tra l'altro vi ricordo che è uscita la nuova espansione di Pokémon Sole e Luna, Sintonia Mentale. Se vi siete persi gli spacchettamenti di tutti i box, ve le lascio nelle schede. Quindi il trick non lo facciamo. Vediamo un po'. Oh sì, ragazzi. Vediamo, dai. Speriamo bene. Zubat. Cincio. Natu. Ok, abbiamo trovato Xatu. Larvitar. Tra l'altro gli artwork mi piacciono tantissimo. Arbitro reverse, di nuovo arbitro reverse, cioè è assurda come cosa. E ragazzi, oh, abbiamo trovato la leggenda! Suicune e Entei, leggenda, mint, very nice. La mia fortuna non finisce più, la mia fortuna non finisce più. Ragazzi, arriveranno le nuove magliette con la scritta Fortuna Federico o qualcosa del genere, perché le dovete comprare anche voi per avere tutta sta fortuna. È incredibile, devo creare una maglietta a tema spacchettamenti perché la mia fortuna non ha più limite. Raga, ma vi rendete conto che vado sempre ad aprire dalle 2 alle 3 bustine a video e trovo sempre qualche bomba? Cioè, io queste bustine, ragazzi, non le vado a pesare, anche perché sarebbe impossibile andare a pesare un box, dato che questi box non si trovano più. Io le compro online, ragazzi, mi arrivano a casa da, ovviamente, persone fidate, e ci trovo sempre qualcosa dentro. Cioè, questa cosa è assurda. Però, mamma mia, raga, abbiamo trovato la leggenda. E poi avere una leggenda mint, questo arbitro mi perseguita, e basta. Cioè, ragazzi, guardate la perfezione.
Questa è la parte di Suicune ed Entei, perfetta raga, non c'è veramente un graffio, cioè è proprio mint, guardate che roba. Questa ragazzi entra subito in collezione, cioè ma che gli volete dire a una carta del genere? Mamma mia, vedete che quella a sinistra è un po' rovinata e questa purtroppo veniva direttamente dalla mia collezione perché purtroppo non ce l'avevo doppia e quindi questa la scartiamo e andiamo ad aggiungere in collezione questa qui. Mamma mia. Ragazzi, che dirvi, anche oggi super fortunati, io non me l'aspettavo, è qualcosa di assurdo questa fortuna che sto avendo in questo periodo. Vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi episodi e soprattutto partecipate al contest per vincere questo bellissimo mazzo di Meganium Heart Gold and Soul Silver, stupendo. Iscrizione e commento con partecipo, tra 2 settimane uscirà ovviamente l'estrazione, che ricordo avverrà in community. Per visitare la community del mio canale vi basta andare sul mio canale, trovate la sezione community, ci cliccate e là usciranno tutti i post, dove tra l'altro uscirà quello con l'estrazione. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti per averlo seguito fino a questo punto e se siete arrivati fino a qua commentate con Fortuna Federi. Ciao allenatori!